Sono sempre più frequenti sul web e sulle pagine di tutti i giornali le immagini più disparate di forti piogge, di mareggiate e di alluvioni, di eventi di caldo estremo, di incendi o di altre catastrofi naturali. Questo è il cambiamento climatico, un treno ad alta velocità che ci mostra i mutamenti del clima in ogni parte del mondo. Lo studio delle ere geologiche passate ci dice che il clima del nostro pianeta è fondamentalmente sempre cambiato. Ma i tempi con cui si stanno osservando i suoi mutamenti negli ultimi decenni sono molto più rapidi che in passato. Ma qual è la causa principe che altera i processi della Terra? Spesso si sente dire che il surriscaldamento globale è un fenomeno naturale, cioè non dipende dalle attività umane. In realtà, gli scienziati sono concordi da decenni nel riconoscere all'uomo un ruolo determinante nel processo del cambiamento climatico. Che il ruolo dell'uomo sia indiscusso è stato sottolineato recentemente anche nell'ultimo rapporto dell'IPCC, che è la Commissione Scientifica delle Nazioni Unite che valuta i cambiamenti climatici. L'IPCC è costituito da migliaia di scienziati che volontariamente analizzano centinaia e centinaia di articoli scientifici per ricavarne dei rapporti di sintesi. Il rapporto riporta che le attività umane contribuiscono ad aumentare le emissioni di gas a effetto serra in atmosfera e di conseguenza la temperatura media terrestre. Le concentrazioni di anidride carbonica in atmosfera stanno indubbiamente crescendo. Questo nonostante i precedenti accordi internazionali sul clima e nonostante la pandemia da Covid-19 che ha ridotto la crescita economica. Nel rapporto dell'IPCC viene ribadito che se la temperatura continua a crescere alla velocità con cui è cresciuta negli ultimi decenni, la stessa specie umana è a rischio. In particolare, vengono ipotizzate una serie di possibili evoluzioni dello stato del pianeta Terra e dei suoi abitanti. Questi scenari divergono tra loro a seconda delle emissioni di gas serra previste. Più alta è la concentrazione di gas ipotizzata in uno scenario, più alto è l'aumento di temperatura media globale stimato entro fine secolo. Nello scenario più preoccupante potremmo superare addirittura i 4 gradi centigradi. Se questo aumento di temperatura media globale venisse raggiunto, il pianeta Terra probabilmente sopravviverebbe assestandosi su un nuovo equilibrio. Noi umani invece no. Una simile temperatura innescherebbe la rottura di processi ecologici e biologici fondamentali, impossibili da ricostruire per i tempi del genere umano. Quello che risulta chiaro dal rapporto dell'IPCC è che la soglia critica dell'aumento della temperatura oltre la quale la specie umana è a rischio, stimata attorno al grado e mezzo, può essere raggiunta con tempi diversi, a seconda dello scenario di emissioni che ipotizziamo. Si tratta quindi di decidere dove fermarci e fino a quando far salire la temperatura, la febbre al pianeta. Per fare in modo che il raggiungimento di questa soglia di temperatura avvenga più tardi possibile nel tempo e con minore probabilità, è necessario agire fin da oggi abbattendo le emissioni di gas serra. Ma per abbattere le emissioni, i governi mondiali devono coordinarsi e scegliere di seguire con costanza lo scenario futuro che tra tutti prevede il sentiero di sviluppo socio-economico e tecnologico più sostenibile, coerentemente con i limiti delle risorse marine e terrestri del nostro pianeta. Quest'anno a Glasgow si terrà la 26esima conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici e l'auspicio è che il grande lavoro dell'IPCC, da cui trapela per la prima volta una descrizione preoccupata dello stato in cui verte il pianeta, indurrà i paesi partecipanti ad intensificare il proprio impegno. In preparazione alla COP26 di Glasgow e all'interno degli eventi All for Climate ospitati in Italia dal Ministero della Transizione Ecologica, ENEA, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile, ha proposto varie iniziative. Oltre a produrre un'edizione speciale della sua rivista Energia, Ambiente e Innovazione, l'ENEA ha lanciato l'iniziativa Se non lo sai, sallo,
Tutto quello che avreste voluto sapere sul cambiamento climatico, ma non avete mai osato chiedere. Lo scopo dell'iniziativa è quello di sensibilizzare l'opinione pubblica, consolidare la conoscenza sulle cause e conseguenze del cambiamento climatico e rafforzare il dialogo tra scienza e società civile. Tutto ha avuto inizio il 6 maggio scorso, attraverso il lancio di un sondaggio online, il Sallo Quiz, rimasto disponibile per la compilazione fino al 24 agosto. Il quiz ha raccolto interessanti informazioni sulle convinzioni più diffuse nel campo del cambiamento climatico. Per concludere questa iniziativa, a partire da questo video, proponiamo una miniserie di pillole divulgative, le Sallo Pillole, che intendono mostrare i risultati ottenuti dal questionario, rivelare le risposte corrette e approfondire i temi più complessi. Prima di illustrarvi i contenuti delle risposte, vi presento in breve il Sallo Quiz e la platea dei partecipanti al questionario. Il Sallo Quiz si compone di una prima parte che raccoglie informazioni anagrafiche dei partecipanti e di 20 domande organizzate nelle 5 sezioni o schede che vedete sulla slide. Ma in quanti hanno partecipato e la platea dei partecipanti? Com'è composta? Hanno completato il questionario più di 1.300 persone, per la maggior parte italiani provenienti da tutta Italia. Le regioni più partecipi sono state, in ordine, l'Emilia-Romagna, il Lazio e la Puglia, mentre le province che hanno risposto di più sono state Roma e Bologna. I 1.300 partecipanti hanno un'età compresa tra i 10 e più di 80 anni e si suddividono pressoché equamente tra femmine e maschi. Circa il 30% è composto da ragazzi e ragazze, mentre in totale il 60% ha un'età non superiore ai 40 anni. Il partecipante tipo ha in media l'età di 34 anni. La composizione media del nucleo familiare della platea dei partecipanti è costituita da 3 componenti, di cui 2 adulti e meno di un figlio e di un anziano per famiglia. I partecipanti, inoltre, sono per lo più lavoratori o lavoratrici dipendenti e studenti o studentesse. Il livello più alto di istruzione registrato è il dottorato, ma la maggioranza dichiara di avere un diploma o di scuole superiori o di laurea. Dopo questa veloce panoramica, siamo pronti per scoprire insieme cosa hanno risposto i partecipanti e quali sono le risposte corrette al Sallo Quiz. Nelle pillole che seguono, una per ciascuna sezione del questionario, vi presenterò i diversi relatori che ci accompagneranno e ci aiuteranno a fare chiarezza su ciascuna domanda. I relatori compariranno per lo più a margine dello schermo e si avvarranno dell'uso di slide. Nelle slide verranno illustrati la domanda in oggetto, informazioni su come hanno risposto i partecipanti al quiz in termini assoluti o in percentuali, l'indicazione della risposta corretta, che può assumere varie forme, a seconda se la domanda consente di scegliere tra vero o falso o se presenta varie opzioni, ed eventualmente del materiale esplicativo che chiarisce i concetti espressi, quindi grafici, numeri, figure, eccetera. Bene, ora che vi ho consegnato il manuale di istruzioni, vi lascio alle pillole divulgative e vi auguro una buona visione.